volevo un intro ballato, però non mi è venuto così bene come volevo, peccato. La prossima volta mi rifarò. Benvenuti nella rubrica Danza con Joe. Danza con Joe è un semplicissimo format nel quale io vi parlerò della danza in ogni sua forma, come la vivo io, delle challenge magari di danza, insomma, poi mi darete qualche idea anche voi strada facendo. Dato che siamo all'inizio dell'anno e dato che oggi riapre la mia scuola di danza con le sue lezioni regolari, con tutti gli allievi e i bambini e tutti. Comincio anche io a studiare danza, che forse è il caso. Il video che vi propongo oggi, come avrete capito dal titolo, è i 5 buoni propositi di ogni ballerino. E con ballerino io non intendo i professionisti e basta, perché limitarci ai professionisti. Siamo tutti ballerini, tutti quelli che fanno almeno mezz'ora di danza a settimana sono ballerini, giusto? Siamo tutti ballerini, non vi preoccupate. E sicuramente vi ritroverete in questi 5 buoni propositi che sono personali, ma lo so che anche per voi è la stessa cosa. Primo proposito per l'anno nuovo: dimagrire. Questo è un argomento abbastanza ostico, adesso cerchiamo di tornare seri per un momento. Per quanto mi riguarda, la danza non deve essere solamente di chi ha il fisico. Chiaro, se tu vuoi farlo di professione, forse sì. Se tu vuoi diventare la prima ballerina della Scala, hai il talento, hai le qualità giuste, sicuramente al fisico ci devi dare un occhio. Ma se tu danza la vuoi fare per divertirti, per ottenere dei risultati personali, non necessariamente riconosciuti da una città, una regione, una nazione o il mondo, non è necessario che tu abbia un fisico eccellente, eccezionale. L'importante è lavorarci su con costanza, in modo da non arenarsi a un certo punto a causa magari di affaticamento. Insomma, quando diventa una cosa patologica, forse sì, è il caso di darci un occhio, però non è necessario per forza dimagrire di anno in anno per essere più bravi a danza. Quello non penso, anzi parlo anche per me stessa, io non sono sempre stata in forma, anzi ci sono stati periodi della mia vita dove non lo ero assolutamente, ma danza non l'ho mai lasciata, io ho continuato a fare ore e ore di danza. Chiaramente nel momento in cui la cosa è degenerata in maniera quasi patologica, ho cercato di darmi un contegno e di darmi una regolata, quello sì, e ritorniamo al discorso che vi stavo facendo, ma questo proposito diciamo che ce lo poniamo tutti poi alla fine, solamente chi si sente a disagio con la propria danza e con il proprio corpo lo fa veramente, e forse è meglio che rimangano così le cose. Proposito numero 2: non saltare più lezioni. Quante volte a casa vostra vi siete ritrovati lì davanti alla vostra serie TV preferita, oppure appena tornati da scuola davanti alla televisione, davanti al pranzo, con la pila di libri e compiti da fare durante il pomeriggio? E guarda caso quel pomeriggio hai anche danza, quindi cosa fai? Ti rimbocchi le maniche e studi subito, oppure lasci correre, hai bisogno di riposare, quindi lo farai al posto di andare a lezione? Oppure qualunque altra cosa, qualunque altra commissione che avete rimandato, guarda caso bisogna sempre farla durante l'ora di danza. Noi diciamo basta. Saltare una lezione vuol dire perdersi un'ora di allenamento, che sia allenamento fisico, che sia saltare un pezzo di coreografia che magari viene montato a lezione e rincorrerlo subito dopo quando si ritorna a danza, perdere un attimo i contatti con le amicizie di danza. Quindi no, basta, cerchiamo di proporci questa cosa di non saltare più lezioni. Cavolo, capiterà sicuramente, non dico di no, però cerchiamo di farlo in maniera più sistematica, ecco, cerchiamo di saltarne meno possibile, e parlo da insegnante, ma parlo anche da allieva. Proposito numero 3, che riguarda un po' anche il numero 2, portarsi avanti con lo studio o il lavoro per rispettare il punto 2. Ci sono persone come me che fanno della danza la propria priorità principale, la propria priorità di studio e anche di lavoro, ma ci sono anche persone normali che scelgono un percorso di studio e di lavoro completamente diverso. Cerchiamo di capire quali sono le ore libere della propria giornata, per esempio capire come impegnarle in modo da non dover saltare le lezioni, anziché bighellonare davanti al computer, davanti al telefono, sul divano, dormire di qua di là, meno che non sia indispensabile dormire, perché anche quello fa benissimo, ve lo assicuro. Magari organizzarsi in modo da sfruttare le ore libere per studiare, portarsi avanti anche nei giorni successivi, in modo da non dover studiare e recuperare durante le ore in cui dovremmo essere a danza. Questo è un ottimo proposito, in pochi riescono effettivamente a mantenerlo, ma per fortuna
sono anche tanti quelli che già lo fanno nel momento in cui iniziano un'attività sportiva, quindi bravi ragazzi, bravi, continuate così. Numero 4, mettere a posto la propria divisa, ovvero cucire quel buchino nel body, sistemare il paio nuovo di punte, smollarle, cucirci i lacci, cucire gli elastici alle mezze, preparare la propria borsa di danza con tutto l'occorrente la sera prima, insomma fare ordine. Quante volte ce lo siamo riproposto nei weekend oppure nelle vacanze di Natale di aggiustare queste piccole cose. Io ho dei body che sono ancora bucati e sono lì nella cesta delle cose da cucire da eoni probabilmente. Diciamo basta, basta ai buchi nei body, diciamo basta ai nastri sparsi nella borsa, diciamo basta a quell'asciugamano che non tiriamo fuori dal borsone dall'alba dei tempi, basta. Cerchiamo magari di ritagliarci quell'oretta, alla fine più di un'oretta non ci vuole, anzi magari tra una lezione e l'altra anche se riesce. Cerchiamo di imparare a cucire e aggiustare quelle cosine che ci servono per far lezione, perché non vogliamo iniziare l'anno nuovo con un buco grosso così ad altezza costole o peggio. Numero 5, e questo è quello che nessuno mai riesce a fare, magari si parte bene ma poi non si riesce mai, fare esercizio extra a casa o prima della lezione. Quante volte l'insegnante ci ha detto sarebbe meglio che tu facessi anche a casa questo esercizio perché così sicuramente ti potresti migliorare. Sì, certo, sicuro, subito si torna a casa dopo 2 ore di danza e ci si mette subito a fare esercizio, oppure si torna da scuola e ci si mette a fare subito l'esercizio. Diciamo che è una questione di costanza, anche io mi sono trovata impigrita sotto questo aspetto, anzi sicuramente lo sono anche adesso, però sicuramente tutti dovremmo fare dell'esercizio in più, salvo che uno non faccia già 5 ore al giorno di danza. E allora in quel caso forse l'esercizio extra è superfluo, ma per chi lo fa per stare bene con se stessi, se l'insegnante consiglia di fare un esercizio o più esercizi per migliorare quella propria dote fisica oppure per migliorare un problema di salute, bisognerebbe farlo sempre, trovare il tempo. È vero, è un proposito difficile perché è un altro impegno che ci prendiamo con la danza extra rispetto a quello dello studio, della famiglia, degli impegni personali, però va fatto secondo me. E quindi questi sono i miei 5 propositi per il nuovo anno, che sono gli stessi di anno in anno per quanto riguarda la danza. E i vostri quali sono? Me lo fate sapere qua sotto nei commenti, ci sarà modo di discuterne insieme e soprattutto secondo me troverete tantissimi vostri colleghi che hanno gli stessi propositi e che magari ci riescono, gli potreste chiedere il segreto per cui riesco, lo voglio sapere anch'io nel caso. Ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao!